Come si accelerano le emozioni e le consapevolezze nel dolore? Quante volte nella nostra vita, nel momento del dolore, ci siamo resi conto di ciò che siamo? Oggi sono qui per raccontarvi la mia storia. Sono Lisa Martignetti e sono figlia d'arte. Io ora vi chiedo un respiro, voglio sentire un bel respiro. Perfetto. Avevo 8 anni quando morì la mia bisnonna, chiamata da noi nonna vecchia. Me la ricordo molto bene, ovviamente vecchissima ai miei occhi nei suoi 98 anni. Aveva questi capelli lunghissimi che sembravano dei fili di seta. Una donna che aveva perso il marito molto giovane e da allora aveva sempre indossato il lutto fino al suo ultimo respiro. Quei capelli di seta per lei erano il suo punto di forza. Li trattava con cura, li pettinava, li spazzolava con tanto amore. La stessa cura e lo stesso amore che io ebbi con lei quando la vidi riposare all'interno di quella che allora per me era definita una scatola di legno. Era bellissima. Io ancora vivido il suo ricordo con questo nero, quindi questo colore che ha fatto parte della sua vita, e questi capelli bianchi che incorniciavano il suo viso. Immaginatevi voi le manine di una bambina di 8 anni che accarezzava i dettagli di quel viso, di quella donna vissuta, ma soprattutto che con cura sfiorava quei capelli. Ecco, quello fu il mio primo contatto con la morte, quella che io chiamo la grande signora. Finito il funerale, tornai a casa e la prima cosa che feci, presi un foglio bianco e disegnai su di esso una bara circondata da fiori. Da allora ho sempre avuto molta attrazione e anche attenzione verso i cimiteri. Per molti il cimitero è un luogo triste, perché all'interno di esso regna la morte. In realtà, se voi provate a fare un giro tra le tombe e osservate le fotografie, sembrano ancora vive. Alcune sorridono, vi guardano. Ricostruire quelle vite. C'è molta pienezza all'interno di esso, di grande rispetto, non necessariamente religioso. Difatti, io dico sempre che all'interno di un cimitero c'è molta più vita che morte. Nel nostro paese, purtroppo, quando alcune persone vedono passare un carro funebre, fanno ancora gesti scaramantici. Ma io invito queste persone a provare a guardare questo mezzo in maniera totalmente differente. Provate a salutare gli operatori che sono all'interno. Sono delle persone che stanno accompagnando una vita, un ricordo, verso un grande viaggio. In alcuni paesi, addirittura, in alcune culture, si organizza una vera e propria festa per il proprio ultimo saluto. E io lo trovo un gesto d'amore immenso, ritrovarsi tutti insieme, ricordare il proprio caro, è un momento di condivisione. Un gesto immenso e d'amore puro che io ebbi l'esperienza di fare 3 anni fa con mio padre, un grande guerriero. Insieme a lui pianificammo il suo funerale. Mio padre era un operatore funebre, ecco perché sono figlia d'arte. Per arrivare qui oggi ho fatto un grandissimo viaggio nel dolore. Nel dolore e nelle mie fragilità. E ho capito, dopo aver pianificato il funerale con lui, che io dovevo trovare un senso a questo dolore. E qual era il senso? Di stare accanto alle famiglie nel momento più delicato e più doloroso.
così lasciai un lavoro a tempo indeterminato, quindi una certezza, e ho accolto e ho scelto il cambiamento. E ho deciso di diventare una funeral planner. Il mio compito è di accompagnare le famiglie verso il viaggio del dolore, di accompagnarle soprattutto nella scoperta del dolore. Perché grazie ad esso spesso si possono trovare delle sfumature di vita e anche rinascere, proprio come è successo a me. Ho deciso di prenderlo per mano il dolore, di onorarlo fino alla fine. Ho deciso di esserci per queste famiglie. Famiglie che con un gesto e uno sguardo mi consentono di portare in alto il nome del proprio caro. Famiglie che in quel momento stanno affrontando una perdita, quindi una mancanza. E così ho deciso che questo era il mio compito. Grazie alle mie fotografie sono riuscita a dar vita ad un luogo che appunto per molti è definito un luogo di tristezza. Sono riuscita a dar vita ad un luogo di profonda connessione. Se voi ci fate caso, all'interno di esso regnano i ricordi di famiglie, regnano vite. Riguardando le fotografie, voi potrete così ricostruire e raccontare quelle vite che rimarranno sempre vive nei cuori di chi rimane. Spesso mi viene chiesto come faccio a continuare costantemente tutti i giorni a stare in contatto col dolore, con la tristezza. Io entro nelle case delle persone che hanno appena perso un caro, entro in punta di piedi, perché so quello che stanno provando. Spiego spesso, sempre, che la mia è una vocazione. Quando ho deciso questo forte cambiamento, è stata una decisione dettata proprio dal cuore. Io nel mio lavoro metto tanto amore, l'amore di cui hanno bisogno le altre persone. Ma questo non vuol dire che dietro la mia corazza non si nasconda una fragilità. Anzi. Eppure, spesso si parla di vita, ma mai di morte. Poco di morte. Si ha paura della morte, la si teme. Eppure sono due facce della stessa medaglia, proprio come il bianco e il nero delle mie fotografie. Quando mancare è un nostro caro, è un nostro genitore, un nostro fratello, una nostra sorella, un nostro amico, un collega, un figlio o una figlia. A mancare non c'è soltanto una vita. A mancare c'è una persona che lascia i suoi ricordi, la sua famiglia, lascia un lavoro, lascia la sua città. Ecco perché sono facce della stessa medaglia. Chi rimane nella disperazione e chi invece se ne va sapendo di lasciare i propri cari nella disperazione. C'è molta intimità nella morte, moltissima. La stessa intimità che io ebbi con mio padre. Avendo pianificato il funerale con lui, mi ha permesso non solo di volerci essere per le famiglie, ma di sorreggere il dolore, di accompagnarlo fino alla fine. Essendo operatore funebre, un giorno mi disse: Lisa, io sono malato. È giunto il momento di parlare del mio funerale. Immaginatevi voi una figlia seduta al tavolo con il proprio padre
che ti guida dandoti le giuste indicazioni su come doveva essere il suo funerale. Aveva scelto tutto alla perfezione, tutto, dal legno della cassa, dal modello della cassa, addirittura gli interni, mi raccomando Lisa, non voglio questo colore, dalla musica, dai brani. Finché si alza, va in camera, ritorna da me, mostrandomi il suo vestito. Questo è quello che indosserò. Ecco perché dico che c'è grande intimità nella morte. C'è grande intimità nella morte perché per me quello è stato il momento più intimo, non solo con la signora, ma con mio padre. Fino a quel giorno è sempre stato lui a prendersi cura di me. In quel momento, invece, ero io a prendermi cura di lui. Ecco perché, quello che dico sempre io, pianificare il proprio ultimo saluto è un atto d'amore che si fa verso se stessi, ma soprattutto verso chi ami. Perché? Perché te ne vai lasciando comunque le tue volontà e la famiglia non deve far altro che accogliere e ascoltare il proprio dolore. Credo che bisogna assolutamente accogliere il dolore, ma soprattutto il dolore della morte. Perché grazie ad esso riusciamo a renderci conto di ciò che siamo e di ciò che potremmo diventare. Parlarne è il primo grande passo. Ascoltare e ascoltarsi è un altro grandissimo passo, oltrepassando così il tabù della morte. Sono Lisa Martignetti, sono una funeral planner e oggi mi dedico alla cura dei defunti, ma soprattutto alla cura di chi resta.